Buongiorno ragazzi e buongiorno ragazze. Bentornati ai nostri consigli di lettura. Oggi parliamo di legalità e il libro che voglio consigliarvi di leggere è questo, Omae, storia di Judo e di Camorra. È un libro che voglio consigliare ai ragazzi e alle ragazze che amano le storie che parlano appunto di legalità, di lotta alla criminalità organizzata, di scontro di valori, di scelte tra il bene e il male, ma anche ai lettori e alle lettrici che amano le storie realistiche con protagonisti adolescenti e ai ragazzi e alle ragazze che amano lo sport e le storie che parlano di sport e che sanno che lo sport non è soltanto un'attività che si pratica, ma qualcosa che può insegnarci molto nella vita. Questa è la storia di Filippo, un ragazzo che ha 14 anni, che vive a Scampia, un quartiere molto difficile di Napoli, e la cui famiglia fa parte della criminalità organizzata. Il padre di Filippo era un boss della Camorra ed è finito in carcere. Il fratello maggiore ne sta seguendo le orme. Filippo stesso, nonostante la sua giovanissima età, svolge già dei compiti per la camorra, per quello che loro chiamano il sistema, e spera appunto di scalare il sistema avendo compiti sempre più importanti. Filippo ha delle grosse difficoltà a scuola, ma ha anche uno straordinario talento per la musica e proprio per questo viene notato dal professore di musica che cerca in qualche modo di aiutarlo. Ma la vera svolta nella vita di Filippo arriva quando si avvicina a una palestra di judo, la palestra di Maddaloni, un allenatore che è riuscito a portare il figlio a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Iniziando a praticare judo, Filippo scopre non soltanto uno sport, ma un vero e proprio approccio alla vita completamente nuovo e diverso, dei valori differenti. Questi valori però entrano presto in contrasto con quelli dell'ambiente della criminalità che Filippo frequenta e Filippo si troverà a dover compiere delle scelte molto difficili. Io spero che questo libro vi abbia incuriosito e vi ricordo che a partire da questo libro potete scoprire molte altre storie scaricando la mappa che è collegata a questo titolo. A questo punto non mi resta che augurarvi buona lettura.